Ho il piacere di avere con me il dottor Giuseppe Longo, che è direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Salve dottore, lei partecipa anche alla tavola rotonda a conclusione dell'evento di oggi in merito all'etica assistenziale e gestionale. La mia domanda è come lei riesce ad allineare la sua figura professionale nell'ambito etico, rapportandosi al suo ruolo professionale, quindi di direttore. Sì, è un argomento estremamente interessante quello che oggi viene trattato qui a Ravello, in quanto l'etica rappresenta uno dei pilastri portanti nell'interno delle aziende, in quanto investe non solo l'aspetto relativo alle prestazioni sanitarie, ma investe anche noi che siamo i manager, quindi i direttori, in questo caso il direttore generale dell'azienda, nel dover utilizzare tutti i valori dell'etica nelle scelte che ogni giorno dobbiamo compiere, scelte che significa che sono quelle delle scelte di gestione, nella scelta della gestione del personale, nella scelta degli acquisti, dove i principi del rispetto della persona umana, dell'equità, della personalizzazione degli interventi, della centralità del paziente rispetto a tutti i processi di cura diventa fondamentale. Quindi la giornata di oggi da una parte ci serve per poter chiarire ed evidenziare quali sono i valori portanti dell'etica e secondo, creare nell'interno della nostra azienda, io sono direttore generale da 7 mesi, quindi mi dà l'opportunità di stare all'inizio del mio mandato e quindi di poter costruire le basi per poter far sì che i valori dell'etica, che sono valori umani del rispetto della persona, possano essere effettivamente diffusi in tutti i settori dell'azienda. Sicuramente lavorerò sull'aspetto formativo dei miei operatori in modo tale che queste conoscenze relative al settore dell'etica siano diffuse appunto tra tutti i nostri operatori. Mi riallaccio alle sue parole, è realmente un evento formativo quello di cui siamo ospiti, che mira ad analizzare elementi applicativi alla vostra professione, ma anche molto intimisti e quindi relativo alle proprie coscienze. Io ringrazio il dottor Longo di essere stato con noi, le do appuntamento al Grazie, prossimo evento. grazie a voi, arrivederci.